Se sei uno scienziato o vuoi diventare uno scienziato, devi sapere che il peggior nemico di te stesso sei proprio tu e il p-value. Ciao a tutti e bentornati alla Scienza per Tutti. Ebbene sì, il peggior nemico di ogni scienziato è proprio se stesso. Ovviamente non ne faccio un discorso new age o psicologico, per quanto discorsi sulla sindrome dell'impostore o sugli autosabotaggi si possono fare, ma voglio rimanere sul pragmatico spicciolo. Il fatto è che anche gli scienziati sono esseri umani. Come tutti gli altri, hanno vizi, debolezze, fanno la cacca. A qualcuno piace ubriacarsi, a qualcuno piace correre. E tutti, nessuno escluso, possono essere vittima del bias di conferma. Cos'è questo bias? Come dice la parola stessa, è un errore di ragionamento dove tendiamo a prendere per vera un'informazione se e quando quella informazione conferma quello che già pensiamo su un argomento e rifiutarla invece se contraddice le nostre attuali credenze. C'è da dire che ovviamente non tutti i bias di conferma sono uguali. Un conto è il tizio al circolino che nel leggere la notizia di un'aggressione perpetrata da uno straniero trova conferma dell'invasione di stranieri, grave, ok, ma un altro conto è se accaderci a un ricercatore che stia sviluppando modi per sconfiggere il cancro e che si lasci sedurre da un'idea inconcludente, se non addirittura dannosa. Magari uno è convinto che le tisane al finocchio possano uccidere le cellule tumorali e allora dedica un'intera carriera a dimostrarlo. Nel peggiore dei casi potrebbe persino convincere le persone a usarle per curarsi. Ragazzi, non sto parlando di ipotesi. Casi del genere ci sono stati, magari non con le tisane al finocchio, che qui uso come citazione per i miei compari millennials più navigati, ma di ciarlatani che vendono cure miracolose per mali incurabili, sfruttando le debolezze altrui. Di questi è pieno il mondo. Certo, il più delle volte è semplice malafede, ma a volte ci sono anche in mezzo ricercatori seri che a un certo punto si innamorano troppo delle proprie idee. Ed è proprio qui il problema, innamorarsi delle proprie idee, che è sempre sbagliato. Sempre. Fare ricerca vuol dire trovare risposte a domande che al momento una risposta non ce l'hanno. E chiaramente questa risposta, in prima istanza, deve venire dal ricercatore stesso, basandosi sulle sue conoscenze pregresse, sulla propria esperienza, ma anche con un tocco di fantasia e creatività, perché appunto ci si muove in territorio inesplorato. Ed ecco che qui nasce il problema, perché dal momento che chi fa ricerca va a testare le proprie idee, subentra l'ego, subentra la voglia di avere ragione, ma anche la vanità, il voler davvero essere genitori di qualcosa che cambi le sorti, se non dell'umanità, almeno di qualche persona. Ogni bravo scienziato dovrebbe ovviamente essere in grado di tenere a bada questi sentimenti, che pure sono umani al 100%, con una buona dose di autodisciplina e introspezione. Ma non prendiamoci in giro, sta cosa è difficilissima e a volte impossibile. Quando ti trovi a studiare la cura di una patologia che causa sofferenza, vuoi che quella cura funzioni. Ne so qualcosa in prima persona. Ma come fare allora ad arginare questi sentimenti così potenzialmente deleteri per la scienza? Di nuovo ci viene in soccorso il metodo scientifico e il modo stesso con cui si procede nell'indagine scientifica. Ora vi dirò una cosa che forse vi scioccherà. Se io ho un'ipotesi non andrò mai a tentare di dimostrare che quell'ipotesi è corretta, anche perché ci siamo resi conto che non è mai possibile dimostrare che un'ipotesi sia corretta. Lo so che questa cosa può sembrare strana, ma c'è una simpatica storiella che sicuramente conoscerete che spiega benissimo questo concetto, la storia del tacchino induttivista. Si tratta di un normalissimo tacchino a cui il fattore porta da mangiare ogni giorno al canto del gallo. Quindi, ragionando per induzione, ovvero basandosi sull'osservazione degli eventi che aveva a disposizione, il tacchino elaborò l'ipotesi, la teoria, che ogni giorno al canto del gallo seguisse la colazione. E ogni giorno, effettivamente, confermava questa ipotesi, canto del gallo, fattore, colazione, fino al giorno del ringraziamento, quando invece della colazione il fattore portò la mannaia. Povero tacchino. E povera ipotesi, oramai non più vera. In effetti, non è vero che ogni giorno al canto del gallo arrivi la colazione. Non è vero che il canto del gallo significhi colazione. Per questo si dice che ogni teoria scientifica è vera
fino a prova contraria, ovvero fino a che non arrivi una prova che la smentisca. Ma questo non ci mette al riparo dal bias di conferma, perché io potrei benissimo crearmi una teoria basandomi solo sulle ipotesi che la confermano. A quel punto, quella teoria starebbe in piedi finché qualcuno non la contesti, cosa che potrebbe persino non succedere mai, e magari io su questa cosa ci faccio affidamento, no? Se ho scelto bene le mie ipotesi, soprattutto se queste ipotesi coprono buona parte del fenomeno, ma è un modo decisamente paraculo e scorretto di approcciare la ricerca. Esiste un modo allora per non dover stare ad aspettare che la nostra teoria venga smentita da qualcun altro? Certo! E si torna a quanto dicevo poc'anzi, ovvero che in scienza non si dimostra mai la positività di un'ipotesi. Di fatto si fa esattamente il contrario. Se io voglio dimostrare qualcosa, il mio disegno sperimentale deve essere costruito in maniera tale da dimostrare il contrario. So che sembra una cosa un po' strana, ma ha un senso. Se avete seguito la serie fin qua, vi sarà chiaro adesso del perché una teoria deve essere falsificabile. Ne parlavamo qualche video fa. Ecco, proprio per questo, perché mi serve per poter costruire un esperimento. Se io voglio dimostrare che il mio rimedio cura il raffreddore, devo poter anche dimostrare il contrario, ovvero che non abbia alcun effetto. E in effetti, quando vado ad eseguire il mio esperimento e in seguito ad analizzare i dati sottoponendoli a test statistici, quello che faccio è cercare di dimostrare che il mio rimedio non curi il raffreddore. Semplificando molto, il mio test statistico farà vari tentativi su quei dati e se avrà successo il più delle volte, vorrà dire che il mio rimedio non cura il raffreddore. Se invece il test statistico fallisce, è prova che il mio rimedio funziona. Capisco che questa cosa possa essere controintuitiva e generare anche un po' di confusione, ma vi assicuro che ha perfettamente senso. Potete immaginare come se fosse in corso una lotta fra il ricercatore e il test statistico. Il test è fatto per dimostrare che le ipotesi del ricercatore sono sbagliate. Il ricercatore invece vuole ovviamente che il test non riesca nel suo intento. Mettiamo allora per esempio che il mio test faccia 100 tentativi. Ovviamente sia che il mio rimedio funzioni o no, è impensabile che tutti i tentativi diano un risultato positivo o negativo in tutti e 100 i casi. Piuttosto ci sarà un numero di volte in cui il test fallirà e un numero di volte in cui il test avrà successo. Guardate bene, sto parlando del test statistico, non dell'esperimento. Questo numero può essere convertito in una probabilità, il famigerato p-value. Ma probabilità di cosa, quindi? E qui la potenza del metodo scientifico si manifesta in tutta la sua grandiosità. La probabilità con cui abbiamo a che fare è nient'altro che la probabilità che la nostra ipotesi sia sbagliata. Quindi di fatto noi vogliamo che questa probabilità sia molto bassa. Quanto bassa? Questo purtroppo è arbitrario, ma tendenzialmente molto bassa. Nel campo della biologia, per esempio, deve essere più bassa del 5%. Quindi, nel nostro esempio, se il test fallisce 96 volte e vince 4, la probabilità che la nostra ipotesi sia sbagliata è del 4%. Quindi siamo a cavallo. Di nuovo, il test statistico prova a dimostrare che la nostra ipotesi è sbagliata. Per cui più volte fallisce e meglio è. Questo rovesciamento funziona molto bene per gli scopi scientifici, proprio perché se io ragionassi in termini di confermare le ipotesi direttamente, potrei benissimo fare qualche test, non avere mai risultati negativi e credere che la mia teoria sia corretta, quando magari ho solo avuto una fortuna sfacciata. Col metodo scientifico invece provo ripetutamente a far fallire la mia teoria, e solo se questa è sufficientemente solida potrà essere confermata. Inoltre, questo sistema neutralizza anche una delle argomentazioni preferite dai detrattori della scienza, ovvero come possiamo essere sicuri di quello che ci racconta la scienza? La scienza può sbagliare, come ha già sbagliato in passato. Cosa vera, eh? Che si sia sbagliata in passato, intendo. Ma è anche vero che la scienza è stata anche in grado di rendersi conto degli errori, correggerli e sviluppare un metodo per evitare il più possibile che avvengano. Questo ovviamente non è davvero possibile, perché non è possibile prevedere tutti i possibili errori o imprevisti che possono accadere. Ma questo metodo, non di meno, ci dà la probabilità esatta che ci stiamo sbagliando su una data teoria. Quindi come faccio ad essere sicuro? Banalmente, non lo sono. La scienza non dà risposte assolute come vorrebbe qualcuno, che paradossalmente usa questo argomento sia come critica che come prova che la scienza non funzioni.
non posso essere sicuro che la mia teoria sia corretta al 100%. Nessuna teoria può essere corretta al 100%, ma posso essere sicuro di quanto la mia teoria sia corretta o sbagliata, e questa è una cosa potentissima. Oltre a riuscire ad arginare il problema dei bias in cui tutti noi cadiamo, perché se seguiamo correttamente il metodo scientifico, lo spazio per i nostri bias risulta, se non eliminato, decisamente ridotto. Disclaimer per i pignoli! Ovviamente il discorso su test statistici e p-value è molto più complesso di così, ma di nuovo si tratta di un video di pochi minuti e rivolti a chi non è del mestiere. Non fate i palloccolosi. Su, ci vediamo alla prossima, sempre a Caccia di Scienza.